Fuori. Cambiamo ancora argomento. In occasione dei suoi primi 50 anni, la Croce Verde di Verbania ha proposto una bellissima festa sul lungo lago di Pallanza, ricca di emozioni, divertimento, con l'ambizioso scopo di regalare a Verbania una nuova ambulanza. Le sirene dei mezzi storici dell'ANPAS hanno aperto la parata delle ambulanze che domenica 8 settembre, partite da Fondotoce, hanno sfilato per Intra fino ad arrivare a Pallanza sul Lungolago, dove si è svolta la festa per il 50° anniversario della Croce Verde di Verbania. Sul palco galleggiante che nei giorni precedenti ha ospitato il Verde Maggiore Festival sono saliti i soci fondatori che insieme ai passati presidenti hanno ricordato gli inizi e la storia della Croce Verde di Verbania. A tutti loro e ai volontari con oltre 25 anni di servizio in associazioni sono stati consegnati riconoscimenti alla presenza del presidente della Croce Verde di Verbania, Luca Sfolzini, il quale ha ribadito l'importanza di un evento a scopo solidale. Noi in occasione del nostro 50° abbiamo voluto lanciare questo Verde Maggiore Festival, una scommessa, un grande lavoro dietro, partito il lontano ottobre dell'anno scorso, e con un auspicio di cercare di raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambulanza. Durante la giornata si sono svolte diverse attività che hanno coinvolto i cittadini con la presentazione dei principali servizi di ANPAS che opera sul territorio nazionale da oltre 150 anni con 100.000 volontari. 50 anni, una tappa importante della Croce Verde Verbania, una storia nelle storie di ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 100.000 volontari da oltre 150 anni, ma in cui si è inserito i 50 anni di Verbania, un'associazione bella, un'associazione ben strutturata con tanti giovani e soprattutto con buoni rapporti con le istituzioni e che ha voluto contaminare la sua città per stare insieme ai concittadini, per divertirsi, perché le nostre associazioni fanno servizio ma soprattutto crescono la consapevolezza, la cittadinanza attiva per fare il nostro paese, la nostra bella Italia più bella, con servizi sempre più efficienti insieme alle istituzioni. Grazie ai suoi 178 volontari, la Croce Verde di Verbania svolge annualmente oltre 8.500 servizi, divisi fra emergenza sanitaria a mezzo ambulanza, trasporti ordinari di tipo sociosanitario e assistenza a eventi e manifestazioni, ed è solo una delle 83 associazioni in tutto il Piemonte rappresentate da ANPAS. Ho portato il saluto dei 9.000 volontari piemontesi e delle altre 82 associazioni. Giornata bella, il sole è stato con noi, siamo riusciti a portare qua anche le componenti, le altre componenti piemontesi oltre al soccorso, ovvero abbiamo avuto qua presenti la squadra di montagna, il gruppo cinofili, la scuola guida, la scuola per gli autisti in emergenza. Bellissima realtà quella di Verbania, tanti giovani, oggi sono stati premiati i soci fondatori che 50 anni fa si sono messi al servizio della città per creare la Croce Verde. E poi tutte le persone che ancora oggi fanno servizio, i volontari che da oltre 25 anni sono al servizio della città. Una bella realtà fatta di giovani, anche con un presidente giovane, quindi importante per il nostro futuro, per il futuro dell'ANPAS. Nell'ultimo anno le associate ANPAS Piemonte hanno svolto 432.000 servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri, utilizzando 382 ambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili e 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.